Capital Exit con Gianluigi Paragone, leader Gianluigi Paragone. Buongiorno, buongiorno Gianluigi. Giovanni Fraiesi e Raffaella Regoli. Buongiorno. È il vostro gruppo che è qui e avete portato voi. Allora, facciamo cominciare da Annalisa. Vuoi cominciare te? Certo, hai ragione, tu poteva rimanere anche Matteo Salvini, perché su una delle posizioni su cui più si distingue Gianluigi Paragone, anche la Lega e Fratelli d'Italia la pensano su per già lo stesso modo, cioè che non, anche se la pandemia tornasse a mordere, non dovrebbe più esserci il vaccino obbligatorio, non dovrebbe più esserci il Green Pass. E quindi quello che chiedo al senatore Paragone è se non è un po' cinico, insomma, puntare in questo modo sul voto dei Novax nel momento in cui ancora adesso abbiamo molti morti di Covid, almeno 90 al giorno, e soprattutto decine di migliaia di italiani sono morti per questa pandemia che adesso vogliamo considerare passata, o comunque quasi ci dimentichiamo di quel che è successo in questi anni dal marzo 2020 a ora, però non è stata una passeggiata, e quelle misure che sono state prese, ogni evidenza scientifica dice che erano necessarie. Beh, ogni evidenza scientifica, poi magari sentiremo il professor Fraiese. Spengo i telefonini perché giustamente mentre detto questo mi può ripetere cortesemente, si sta in uno studio televisivo, no, per la verità Paragone, sì. Vai. mi può ripetere a piacere il numero di morti in queste giornate? Beh, 90 morti credo che siano stati ieri o l'altro. Perfetto. Ieri, adesso non bene, non male come campagna, come successo di una campagna. Queste giornate, dico, abbiamo avuto abbiamo avuto dei momenti davvero drammatici. Assolutamente. Quindi è non male, so che come li riconosce, lo sa bene, è abbastanza intelligente da non negarlo. Sì, non male come successo della campagna elettorale, perché ho sentito grandi affermazioni circa il successo della campagna vaccinale, sul successo delle scelte del governo, sul successo e sull'efficacia di questi vaccini. Quindi mi sembra che oggi come oggi di tutto si possa parlare tranne che di una piena efficacia di queste vaccinazioni rispetto all'emergenza. Tra l'altro la chiamiamo ancora emergenza Covid quando siamo ben oltre addirittura l'Omicron, così come l'avevamo conosciuto all'inizio, lo possiamo anche mettere al museo, perché ha cambiato così tante varianti che siamo in una fase di aggiornamento continuo. E io credo anche che i nuovi vaccini non siano equiparati o aggiornati a sufficienza rispetto alle varianti. Aggiungo una cosa che circa la battuta su Salvini, sulla Meloni. Non è vero che Salvini e la Meloni possano essere in Italexit, possiamo allinearci, perché entrambi, Salvini intanto ha avuto come ministro della salute Speranza, quindi per quanto lui tenti di smarcarsi da questa cosa, però il ministro della salute di Salvini si chiama Roberto Speranza, così come il ministro dell'interno di Salvini si chiama Lamorgese. Poi lui tenta di recitare tutte le parti in commedia, però quando abbiamo posto una questione di sfiducia su Speranza, Salvini ha alzato le braccia, la questione non mi riguarda, quindi ha continuamente votato tutto quello. Chiedevate di tagliare le gambe al governo ancora prima. Ho capito, quella si chiama politica, però a maggior ragione si è preso le sue responsabilità, tanto che poi ha votato obblighi vaccinali, super green pass, obbligo vaccinale sugli over 50, diverse la Meloni, ma la Meloni non c'è problema, dal 26 si adeguerà tranquillamente a quelle che saranno le disposizioni ordinate dal Presidente della Repubblica, perché a me sembra che qui stiamo recitando un grande equivoco, perché tutti sappiamo che dal 26 in avanti potranno cambiare i governi, potranno cambiare alcune sfumature, però la politica sarà sempre la stessa, avanti con la quarta dose, avanti con i Green Pass, ci sarà un lockdown energetico messo da qualche parte, quindi siamo a questo livello. Paragonà, giustamente indicato come esperto il professor Fraiese, posso farle io una domanda? Ma allora voi cosa pensate? A Fraiese abbiamo una domanda. Fraiese? Ho sbagliato? Sì, hai fatto bene.
Allora io le chiedo, ma voi cosa pensate? Che il Covid sia un'invenzione? Che il Covid non sia così grave? O che cosa? Cioè, non si capisce perché... È molto divertente la domanda che fai e come la pone, però guarda, rispondo in maniera un pochettino più seria. Anche qui, se alziamo il livello, piuttosto che usare banalità e frasi che non hanno nessun significato, il dialogo diventa un pochettino più interessante anche alle persone che ci ascoltano. Alziamolo. Quindi nessuno nega niente, non ci provate neanche. Qui si tratta... No, no, ma sì, allora... No, guardi, allora... Io non so perché... Lasci spiegare. No, però mi faccia finire, perché se restiamo su un livello, diciamo, di civiltà, uno fa le domande e poi si risponde, non... Io le sto chiedendo un'altra cosa, forse lei non mi ha capito. Siccome, giustamente, Paragone, dal suo punto di vista, dice che i vaccini, il lockdown, il Green Pass sono tutte cose che dovevano non essere fatte. Allora chiedo, per questo, rispetto a una pandemia mondiale, invece voi cosa pensate? Ecco, questa è una domanda molto diversa. Grazie. Vabbè, ho fatto per stringere, perché sennò ci accusate che non c'è tempo. Allora, guardi, il discorso è la verità scientifica. La scienza è un metodo di indagine della realtà, produce dei dati, questi dati devono essere esaminati da persone che hanno la competenza e l'assenza di conflitto necessaria per poterli interpretare in maniera corretta. Durante tutto questo periodo noi abbiamo avuto una gestione della politica sanitaria e non solo, che è stata basata su un momento molto particolare, molto emotivo che abbiamo vissuto, di grande paura e di bisogno di trovare una soluzione. Perfetto, lo comprendo perfettamente. Questo però non significa che la scienza debba perdere le proprie caratteristiche e diventare uno strumento di propaganda per la via di soluzione che si è scelta. Perché la via di soluzione sarà scelta fin dall'inizio. Fin dall'inizio ho detto che non erano disponibili le cure, dovevamo attendere il vaccino. Guardate, non ci vuole un genio a capire che di fronte a una malattia che chiamiamo nuova, ma nuova non è perché è un coronavirus, non è un virus che viene dallo spazio, quindi è una famiglia che conosciamo molto bene tra SARS, MERS e via dicendo. Quindi non è un qualcosa che in realtà doveva colpirci in una maniera così scioccante come è stato, in qualche maniera, se si fosse mantenuto l'equilibrio del giudizio, in qualche maniera. Normalmente la logica avrebbe voluto che si facessero due cose, giustamente andare a provare a sviluppare i vaccini, secondo utilizzare e trovare tutte le molecole che sono conosciute che possono avere un effetto antivirale oggi per la salute dei cittadini che altrimenti si ammalano e muoiono, che è esattamente quello che è successo. Quello che poi è uscito l'altro giorno, la review di Remuzzi, non fa altro che sottolineare un fatto, perché è una review, non è un nuovo articolo. La review significa che sono stati pubblicati in questi due anni una valanga, e ribadisco una valanga, di articoli scientifici che parlavano dell'efficacia terapeutica di una serie di molecole. Queste molecole sono state fino ad oggi ignorate. Se viene scritto da una review alla fine che il 90% dei pazienti potevano evitare l'ospedalizzazione utilizzando gli antinfiammatori in fase precoce, cosa che non è affatto stata raccomandata, invece di raccomandare per esempio la tachipirina, Non è vero che è stata raccomandata. Io l'ho avuto il Covid e mi è stato raccomandato l'antivirale, come no? Non ho parlato di antivirali, vedi. L'antivirale è un'ulteriore cosa, è un farmaco che costa molto di più, molto più interessante per le case farmaceutiche. Io ho parlato di antinfiammatori, quindi sono farmaci da banco che sono utilizzabili da chiunque. Gli antinfiammatori intendevo. Quindi ribadisco, se gliel'hanno dato è stato bravo il medico che gliel'ha dato, ma le linee guida sono tutt'altre. Quindi già se uno si ferma un attimo a vedere che cosa è successo, allora perché non avete scelto di selezionare quali sono le cure migliori nel minor tempo possibile in modo da darli alla popolazione? Perché questo i medici devono fare. Non chiudersi in casa e aver paura di andare a visitare le persone come è successo. Perché io ho avuto decine di persone che mi hanno chiamato perché il medico non andava a visitarle con il Covid perché avevano paura. Quindi questa paura ha generato una direzione del corso delle cose che ha visto nel vaccino l'unica speranza possibile, un'ancora alla quale ci sono o ci siamo attaccati tutti. Ma il vaccino è stato, secondo lei, utile o è stato del tutto inutile? Il vaccino è stato utile per un periodo limitato di tempo, perché la sperimentazione, per come è stata fatta, non poteva garantire un'efficacia per più di 2 mesi di tempo, che è quanto è stato studiato. Poi si è visto che questa efficacia cala, verso il 7º-8º mese diventa 0 e poi diventa negativa. Però voglio dire, mi sembra che dopo l'uso del vaccino, credo che questo sia un fatto, forse penso possa rispondere anche lei,
Cioè, noi abbiamo subito tantissimo il Covid e quindi abbiamo un po' di numeri in merito. Comunque l'uso dal momento prima dei vaccini, dopo i vaccini, è drasticamente sceso il numero degli infetti e il numero dei morti. Sì. Non è, sì, cioè, scusa, voglio dire, tu, poi io rispondo. Io ho qua una sinossi giugno-agosto 2020, giugno-agosto 2021, giugno-agosto 2022. Deceduti giugno-agosto 2020, 2320. Giugno-agosto 2021, 3198. Giugno-agosto 2022, 8686. Fonte ilsole24ore.com/numeri vaccini Italia modello. Ma che c'entra? Siamo vaccinati di terza dose, zero. Però, perdone, zero vaccinati terza dose, zero ovviamente nel periodo 2020, zero nel periodo 2021, 67,65% nel giugno e agosto 2022, con un'escalation di deceduti che è 8686. Ma che sono altre patologie. Ah, adesso qui, ok, quindi adesso smentiamo. No, no, quindi, no, smentiamo categoricamente il pallottoliere di del 2020 e del 2021 quando si diceva che erano tutti morti di Covid. Adesso non entriamo, però io volevo rispondere a una cosa, scusate, no, volevo rispondere a una cosa che mi riguarda e non riguarda solo me. Esatto, che si è autosospesa perché è contraria all'obbligo vaccinale necessario sul lavoro. Non è vero, non mi sono autosospesa. Ti hanno sospeso? Mi hanno sospesa. Però allora, siamo contenti della precisazione. Ha scritto pure un libro diario su questo, diceva sospesa dalla pandemia alla guerra. Allora no, volevo rispondere innanzitutto alla domanda, perché allora dire che appunto ci sono delle persone sospese, delle persone che hanno pagato sulla loro pelle, in questo caso io, ma anche milioni di italiani, dire che Gianluigi Paragone sta utilizzando questa cosa in maniera pregiudiziale non è rispettoso nei nostri confronti. Ora parlo per me, io fino a poco tempo fa sono vostra collega. Perché no? Non è rispettoso? Non è rispettoso perché noi... volevo rispondere alla collega. Perché dico questo? Perché noi l'abbiamo pagato sulla nostra pelle. E il fatto che oggi non dobbiamo essere noi a difendere un diritto di una minoranza, ma dovremmo essere tutti. Perché dico questo? Io rifiuto il fatto, io sono stata sospesa perché ho difeso una mia libertà di scelta, che è una libertà democratica, e non è solo, non riguarda solo Raffaella Regoli, riguarderebbe tutti. Dopodiché il DPCM, finisco un secondo, il DPCM è stato anche scritto male, perché il DPCM è stato scritto dicendo che il vaccino evitava il contagio. Ma anche nelle prescrizioni della Pfizer questo non c'è mai scritto, quindi è stato volutamente scritto male, tant'è che l'ultima sentenza... Come fa a dire volutamente scritto male? C'è dei documenti segreti? No, i segreti sono solo sui vaccini. No, stiamo parlando di documenti. I segreti sono solo sui vaccini. È stato scritto male. Ti ho chiesto quali sono fonti sul fatto che quel DPCM è stato scritto male. Perché parla di che evita il contagio, e non è così. Noi oggi sappiamo che il vaccino non evita il contagio. Volontariamente è scritto male. No, ho detto è stato scritto male. No, io ipotetico. Beh, scusa, ho capito, però scusate. Allora, o uno non è capace di scrivere i DPCM, io non credo, o può essere stato scritto male. Di fatto è stato scritto male. L'ultima sentenza del Tribunale di Brescia dice che l'obbligo vaccinale viola il principio di uguaglianza e di irragionevolezza. Allora, noi che siamo stati privati, over 50 con una misura politica e non sanitaria, riconosciuta dai più, gli statali, gli infermieri che sono tuttora sospesi, i medici, addirittura i dipendenti delle ASL, solo perché sono dipendenti delle ASL, sono stati privati dello stipendio. Voi come lo chiamate questo? Lo chiamate un principio di uguaglianza? Lo chiamate un principio che rispetta i diritti umani? No, lo chiedo a voi, perché ci battiamo sempre per i diritti delle minoranze. Prima di fare la domanda che volevo fare, apro solo un inciso ricordando i tempi in cui gli ospedali erano talmente pieni di pazienti Covid o non Covid che non potevano essere curati grazie al vaccino, quel disastro umanitario dentro cui ci siamo trovati tutti a vivere. Non l'abbiamo chiuso. Chiudo la parentesi perché è un inciso così. No, aspetta, che voglio è poco solo... giornalistico. Invece volevo farvi una domanda più giornalistica, più interessante. Sentendo sia la collega sia Fraiese, appunto mi rifaccio anche a quello che dicevi tu, no? L'uso della parola volutamente, scritto male. Il professore diceva
c'è stato una sorta di disegno internazionale che ci ha... Una cosa del genere, ecco, non mi mette in bocca parole che ho usato, altrimenti questa sì che è malafede, chiaro. Non la volevo mettere in bocca, ma dal suo discorso rimaniamo sui dati che sono stati utilizzati. Ma scusa, sapere una cosa? No, non si tratta di essere fiesi, si tratta di essere intelligenti e di capire quando vengono utilizzate le parole per manipolare l'opinione altrui. Io le volevo fare una domanda su questo, c'è la sensazione. Mi fa rispondere anche a me una cosa adesso. Le faccio la domanda. La mia domanda era proprio per evitare fraintendimenti, cioè sentendola parlare io ho avuto la sensazione che lei lasciasse intendere che c'è stato, non so, una malafede internazionale, una inavvedutezza dei governi più o meno consapevole, che ci ha portato a far sì che noi utilizzassimo soltanto i vaccini per uscire dall'emergenza. Ma questo per è un dato di fatto. Poi favorire la volontarietà, la non volontarietà, questo veramente io mi attivo, però guardo solo ciò che è successo. Quando uno prende una posizione così avrà un'idea. Ma io non voglio parlare di idee, io parlo solo di dati. Io faccio il ricercatore scientifico, professore universitario, non sto qua a dare le mie idee su quello che riguarda la scienza, do dei dati. Allora, le spiego una cosa, tra l'altro. Lo sa quanto dura una pandemia nel mondo, lei, normalmente? Lo sa? Io lo dico io, dura 2 anni. In tutta la storia la pandemia è sempre durata 2 anni. Guardi un po' la situazione. Sono passati 2 anni, non è finita. Ma che strano, guardi un po', è la prima volta nella storia, vado a informarsi, che una pandemia dura più di 2 anni, perché l'immunità di gregge viene realizzata prima. I test medievali duravano più di 2 anni. Sì, come noi, i test medievali, sì, la letti lei. Si informa e vedrà che scoprirà questa grande verità. Vorrei passare un attimo oltre questa cosa, se è possibile, se vi fa piacere, insomma, naturalmente. Però a tuo buon cuore. Ce l'ho io, è una cosa. Allora, come ti sei svegliato? No, Vegas. Non volevo intervenire su questo perché io condivido molte delle cose che loro dicono. Voglio soltanto ho mia madre che è morta di Covid, quindi ho vissuto un'esperienza personale tragica. Non era vaccinata, non voleva fare il vaccino. Un medico le aveva convinto che sarebbe morta se avesse fatto il vaccino, quindi diciamo sono molto combattuto su questi temi qui, e per quello che non intervenivo, anche se so che molte ragioni, scritto male, guardate che qualsiasi decreto a Palazzo Chigi negli ultimi 4 anni, anche non su questa materia, è stato spesso scritto coi piedi, diciamo, non mi stupisce quello. DPCM, sì, non mi stupisce quello. No, scusami, lei è una giornalista, di una grande, sì, diciamo, settore editoriale. Se dice che è stato volutamente scritto male, io lo chiedo. Se volutamente è un'opinione sua, volutamente è un'opinione mia, diciamo, ma anche io ne ho però dato di fatto. Prima di venire qui ho letto il suo programma, che a differenza di quello Salvini, cioè c'è una versione estesa, c'è anche una versione short, che è quella che uno scarica dal suo sito, e mi è molto chiaro. Sì. Spendiamo in tutto, nel senso che ripubblicizza tutte le società che lui considera strategiche, dà risorse a tutti, cioè è molto costoso il suo programma, e lui lo risolve in una maniera ovvia, c'è il nome del suo movimento Italexit, usciamo dall'Europa, usciamo dall'euro, riandiamo a stampare moneta noi per fare tutto quello che dice, che è tantissimo. Quanta inflazione produce? No, ma attenzione, così è tantissimo, lo devi guardare come un programma elettorale, e lo devi guardare come un programma di una forza che si chiama Italexit. Per uscire dall'euro vorrebbe dire che vinciamo le elezioni, e quindi a quel punto c'è una maggioranza importante, come avvenne per la Brexit, che ti dà un'indicazione. Cioè noi l'Europa la consideriamo una gabbia, un maleficio, un limite e quant'altro. Uscire dall'Europa vuol dire uscire da una visione neoliberista per cui il mercato deve essere predominante, a volte anche predatorio rispetto al tessuto della piccola e media impresa. Non è un programma che ha una scadenza a 5 anni, è una visione. Sicuramente sul discorso della rinazionalizzazione, in tema di energia, quando si parla di sovranismo energetico, di cosa si sta parlando? Però lo faremo bene, perché noi non consentiremo, per esempio, a Eni, che è una partecipata di Stato, di fare un utile superiore a 7 miliardi nell'ultimo semestre, più 700%, e tutto questo avviene mentre famiglie e piccole imprese e medie imprese va a carte 48. Se sei una partecipata di Stato, tu hai l'obbligo
di concorrere ad una situazione emergenziale e nessuno Pierluigi, a Palazzo ma Chigi ma questo è uno dei punti su cui si stanno battendo già ma assolutamente organizzazioni ma scusa, anche più importanti della tua numericamente ma scusa, perché tu sei ma più lo devi importante. Fare ma Lucia, però voglio ma, dire scusa, perché ma lo devi fare un partito su una roba ma perché nessuno tipo? Lo fa è una vera ma scusa ma è inutile che mi dicono questa. Che vogliono fare la lotta agli speculatori e poi hai in casa i primi speculatori perché Eni a guardare sulla speculazione dell'energia sta facendo un gioco di speculazione e non è una non è che c'è da girare attorno alle parole e non ho visto nessuno né da Draghi né da Franco né dalla Meloni né da Salvini né da Letta andare da Descalzi e neanche 5 Stelle e neanche, ma 5 Stelle a proposito di rinazionalizzazione voglio ricordare che Giuseppe Conte è quello che cade tragicamente un ponte in autostrada tragedia del ponte Morandi con decine e decine di morti e quello che fa va in chiesa a promettere la revoca senza se e senza ma e poi non ha gli attributi per concretizzare quello che ha promesso ai parenti. Questo è Giuseppe Conte. Giuseppe Conte è quello che non ha revocato le concessioni autostradali ai Benetton. È quello che va ha dato bene. I soldi. No, 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 perché sulle Conte grandi famiglie. E no, Conte è sempre siamo alle solite. E nessuno qui può attribuire. Ma sono dati di fatto. Ma sono dati di fatto. Ma sono dati di fatto. Non è che è criticabile. Governava da solo, però, governava con sì, la ma Lega, il Presidente del Consiglio che è andato a promettere ai familiari delle vittime in chiesa questa cosa è Giuseppe Conte. Senti, lo possiamo dire? Lo possiamo dire? Conte non c'è. Ah, quindi è Presidente del Consiglio a sua insaputa. Io è Presidente del Consiglio. Di un governo. Appunto, visto che sei Presidente del Consiglio di fronte ad una tragedia del genere, fai la revoca. Ma non credo che le resistenze interne al governo siano state solo dei 5 Stelle rispetto ai Benetton. Questo diciamo che ma lo sicuramente, ma se sei un Presidente del Consiglio che fa una certa promessa e dice ma il Presidente senza del Consiglio se, senza ma. Ha una maggioranza, aveva una maggioranza diversa allora, e non facciamo, credo che fosse allora, lui così. Il più facciamo contrario così. Ai non Benetton. È successo né con il Conte 1 né con il Conte 2 e con il Draghi 1 continuiamo a dare i soldi ai Benetton. Direttore della Verità, è vero o non è vero che continuiamo a dare i soldi ai Benetton? Sì o no? Sì, okay. 60 secondi, volevo fare una domanda al dottore, ma gliela farò privatamente. È volontà del sistema paese che dà sempre i soldi ai soldi. Come dare i soldi, è come dare i soldi a FC Auto per fare le mascherine da distribuire nelle scuole. Ora, con tutte le riconversioni industriali che sono state fatte in quel periodo, tu vai, guarda caso, vai a dare i soldi alla famiglia Elkan, ok? Proprietario di giornali, fai fare le mascherine a FC Auto. Che è conosciuta al mondo per fare le mascherine da dare nelle scuole. Vuoi chiudere questo discorso con 60 secondi o facciamo indietro. 60 secondi? Dunque, ci sono tante altre domande, insomma. Se andate in Parlamento ritornerete sicuramente qui tra i primi ospiti. Auguri a tutti, perché noi auguriamo tutti. Che dici in risposta a questo? Non dico in risposta a questo, è vero, ne abbiamo parlato noi sul nostro giornale di cosa sta accadendo adesso sulla concessione autostradale. Alla fin fine hanno fatto quasi un affare a uscire i Benetton certo. Rispetto cavolo. Ad oggi e ci sono anche delle però questo possibilità non è imputabile a Conte, era un contratto nazionale è un contratto che è stato fatto fa, così tu. Mi interessa una cosa perché sì. Ma questa è veramente di strategia politica futura, se voi entrate in Parlamento questo Parlamento non avrà maggioranze larghe che se ne dica perché con la riduzione dei parlamentari i numeri assoluti di vantaggio saranno piccolini. Ci sono molti meno parlamentari e potreste diventare molto importanti voi perché dentro ogni schieramento c'è qualcuno che potrebbe essere tentato, li abbiamo visti, hanno fatto tutti il salto dalla quaglia, sono spostati di qui, di là, alcuni domanda di questi che l'hanno fatto. E deve rispondere velocemente. Voi tendenzialmente supportereste un governo di centrodestra o uno di centrosinistra? Nel caso venisse meno qualcuno dalla io loro maggioranza? Io ti rispondo velocemente, assolutamente no. Però lo faccio dando la parola a Stefano Puzzer. Lo so, saluto sai Puzzer. Perché? Sì, però no, perché non potrei farlo per tutto quello che tra l'altro hanno subito loro. E sulle dinamiche del lavoro, su quello che è successo a Trieste e vorrei che anche tu sottolineassi la nostra impossibilità a fare alleanze con chi che sia. Tanto buonasera. Puzzer, ti devo dire che sei veramente in corto tempo perché c'è la pubblicità. Ma io dico solo una cosa, quando ci è stato chiesto di candidarci da Gianluigi, noi la prima cosa che abbiamo detto, noi accettiamo perché abbiamo una responsabilità grande da portare come candidati, ma il primo punto è la stretta di mano è andata proprio su questo, mai alleanze con chi ci ha portato in questi vergognosi 2 anni. Va bene. Io saluto Puzzer che ho portato per prima sugli schermi nazionali, è vero Puzzer?
salutiamo tutti e sì, grazie. Finita. Ritornerete. Ritorneremo, grazie innanzitutto per lo spazio, Bruno Lanzi. E soprattutto per la solidarietà a una parte di cittadini che è minoranza, ma è proprio la difesa delle minoranze da vabbè, dove. Però, insomma, vi abbiamo chiamato con un tempo come tutti quanti. No, gli altri. Va bene, arrivederci. Grazie mille. Per uccidere.